Se fosse possibile, noi dovremmo passare sulla Terra come ombra, che non lascia traccia di sé. Un racconto lento, un entrare in punta di piedi nella vita di un santo e nelle sue mirabili virtù. Il dono di San Leopoldo, documentario realizzato sulla vita di San Leopoldo Mandic dal regista padovano Stefano Balbo, è il frutto di un percorso fatto di incontri. Chi ha conosciuto il frate confessore, patrono dei malati oncologici, chi lo ha incontrato per raccontarlo nel film Sulle mie spalle, il regista Antonello Belluco che ne presenta il DVD e gli attori della pellicola, chi lo ha conosciuto bambino come il compianto poeta e scrittore Ugo Suman. Che mi viene sta in mente tanto il fatto che per vergere il tabernacolo e toccare torsi una scaletta, siamo un banchetto, perché se no non arrivava al tabernacolo, che era piccolo, no? Un dialogo mai interrotto, quello dei frati cappuccini con padre Leopoldo, quello che racconta padre Flaviano Giovanni Gusella, direttore dell'opera San Leopoldo Mandic. Scusa San Leopoldo, c'è una domanda che ho dentro il cuore e che vorrei porti, anche a nome dei tanti tuoi devoti. Dove riuscivi a trovare la forza per essere quello che eri? Una ricchezza, un dono della misericordia infinita di Dio verso gli uomini, il piccolo frate confessore, che al dialogo con le anime ristrette nei corpi dedicò tutta la sua esistenza, come ricorda anche il compianto padre Giuseppe Ungaro dei Frati del Santo. Sembra che padre Leopoldo non abbia mandato mai via uno senza soluzione. Che beh, poco. Eh già, gli infermieri di Dio, senza diploma. Per il miglior medico.